Festa dell'Ascensione. Allora, che cosa celebriamo oggi? Che Gesù vince la legge di gravitazione universale e sale al cielo. Ma questo cosa significa? Cioè, innanzitutto, perché il Signore deve ascendere al cielo? Una volta che era risuscitato non poteva restare da ste parti, cioè poteva stare ancora qui, lavorava, faceva, visto che c'era davanti a sé un'eternità. Noi stiamo ancora qui che stiamo a cercare di capire un sacco di cose che non abbiamo capite, stiamo ancora a cercare di sbrogliare nodi che non abbiamo sbrogliato. Non era meglio che restasse qua? Beh, allora questo significa tante cose. Primo, che non era qui il punto d'arrivo, che il punto d'arrivo è nel cielo, questo è per tutti, cioè non abbiamo qui il luogo d'arrivo. Cioè voi pensate se Gesù Cristo risuscitava per tornare a far falegname per campettiere a Nazareth, no? Sulla cosa, qui si fanno miracoli proprio, cioè, qui il campettiere aggiusto tutto, pure le cose rotte, ecco. Allora, no, non torna a una vita mediocre, va al sublime, cioè dopo la vita che ci sta il Padre, ci sta il cielo, il cielo. Guardate il cielo come anche una cosa importante nella nostra, nell'immaginario anche umano, sempre è stato un punto d'arrivo, no? Si dice tocco il cielo con un dito, si diceva un tempo, no? Vuol dire che sono arrivato a qualcosa di celestiale. Noi nel Padre nostro diciamo come in cielo così in terra, c'è una relazione tra il cielo e la terra, cioè la terra come luogo di passaggio verso il cielo. Diceva il curato d'Ars che il territorio dove cammina un cristiano è la strada per il cielo. Se quello che fai non ti porta al cielo, che lo fai a fare? È inutile che lo fai, smetti di farlo. E questo è un principio di discernimento importantissimo. Quello che stai facendo, se non ti porta al cielo, interrompilo, non lo fare più. Quello di cui stai parlando, se è una cosa che ti serve per andare in paradiso, che ne parli a fare? Perché ti perdi con queste cretinate? Quello che stai decidendo, se non è una decisione che ti porterà, come scegli fra le cose da fare? Se non è una cosa che è orientata alla meta, alla pienezza, al paradiso, alla luce, perché lo fai? Smetti subito. Infatti, per dire, nei principi del discernimento di Sant'Ignazio di Loyola, il maestro del discernimento della Chiesa Cattolica, c'è una cosa: quando devi prendere una decisione, pensa all'ultimo giorno della tua vita, ti pentirai o sarai fiero di quello che hai scelto di fare? Quando devi decidere se questo lo faccio o non lo faccio, dico questa cosa o messo zitto, te vanterai davanti agli angeli e ai santi di quello che hai fatto o te ne dovrai vergognare di quello che hai fatto? Questo è un ottimo principio, ci stanno un sacco di cose che vengono subito buttate via. Quante cose nella nostra vita sono sicuramente futili, inutili, inani, non ci portano da nessuna parte, perché le fai? Questo è un principio di semplificazione, per asciugarsi, per smettere di perdere tempo. Quanto tempo che perdiamo, quanto distratti siamo con cose piccole, da quattro soldi, per carità di Dio, cose che non sanno di cielo, quelle che non portano al cielo. C'è San Filippo Neri, no? Che fa il canto, l'inno delle sette chiese, no? Padre Maurizio ha fatto le sette chiese proprio questo venerdì e sabato, una cosa bellissima, no? Ecco, se del mondo i favor suoi talsirà fin dove vuoi, alla morte che sarà, ogni cosa è vanità. Se sapessi ogni linguaggio e tenuto fossi saggio, alla morte che sarà, ogni cosa è vanità. Se tu avessi più soldati che non ebbe eserse armati, alla morte che sarà, ogni cosa è vanità. Se in feste, giochi e canti passi i giorni tutti quanti, alla morte che sarà, ogni cosa è vanità. Dunque a Dio rivolgi il cuore, dona a Lui tutto il tuo amore, questo mai non mancherà, tutto il resto è vanità. È molto più lunga, adesso ho fatto solamente qualche strofa, ma è bellissima, cioè è vanità di vanità, cioè non andare appresso alle cose vane che non ti portano al cielo, non andare appresso alle cose che non portano da nessuna parte. Quanta gente sembra nella vita una vita spanata, giri, non vai da nessuna parte, non ne torni indietro né vai in avanti. C'è gente che sta così, quelli famosi, no? Cioè, i fidanzamenti d'argento, no? Quella ragazza che dice a lui: senti, ma noi siamo, io 39, tu 41, stiamo insieme da 10 anni, ma non se dovremmo sposare noi due? E quello fa: sì, però noi troviamo due che ci si pigliano. Niente proprio, ecco. Allora, qual è il problema? Cioè, ma porta da qualche parte quello che stai facendo o vivi così? Questa generazione, la generazione dell'istinto barra istante, vivere per una sensazione, vivere per cose che non portano, vivere per soluzioni così, emergenziali, no? Cose che fatti così perché sei sotto pressione, fai le cose. Non fare le cose sotto pressione. Lascia che la tua vita sia orientata da priorità buone, sane. C'è una priorità: salvarmi, andare in paradiso, cioè
arrivare al cielo, arrivare alla pienezza, non sprecare questa vita se non lo capisci in un'altra maniera. Mi ha impressionato che leggendo i testi di alcuni di questi che insegnano le arti delle abitudini, questi che insegnano, che ne so, a correre, questi che sono personal trainer, queste robe qua che vanno adesso di moda, no? Uno dice, la cosa importante nella vita è che tu devi stabilire le tue mete. Come fai a stabilirle? Devi, ecco, questa cosa vi sembrerà strana, dice questo tizio, che è un tizio attuale, cioè di questi qua un po' social, no? Così. Devi pensare al giorno della tua morte. Dice, mazza, questa, ma che Savonarola si è ritornato fuori. Ecco, pensa al giorno della tua morte, so che questa cosa può sembrare un po' strana, però pensa a cosa vuoi lasciare di te, che idea vuoi lasciare di te, cosa vuoi lasciare, cosa vuoi che gli altri pensino di te, cosa vuoi lasciare in tua moglie, nei tuoi figli, cosa vuoi lasciare della tua vita, che sei stato uno che ha fatto sempre compromessi, che è stato un mediocre, è stato sempre a metà, non si è definito, ha preso soluzioni ipocrite, senza senso, o che hai fatto cose nitide, chiare, senza mezzi termini. Sei stato definito o sei stato ambiguo, un grigione, uno che sta così, non si capisce mai che cosa veramente vuole e cosa veramente fa, oppure deluderai tanta gente. E dice, ma guarda che è molto semplice, non c'è bisogno neanche di pensare veramente alla morte. Pensa quando esci da una stanza, che cosa vuoi lasciare dietro di te, cioè cosa vuoi che la gente dica di te, sei appena uscito, tanto quando esci tutti gli altri partono di te, sappilo. E dicono, ammazza che pesante questo. Ammazza che noioso, ammazza, oh, a questo gli puzza l'alito, ammazza, non si regge, oh, mamma mia, per fortuna che se ne è ito, ito, verbo ire, cioè andare, ecco.